Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti, oddio. E benvenuti in questo primo video di questa nuova serie. Anzi, forse diciamo vecchia serie che già portavo in passato, ma la sto riportando un po' più sistemata. E allora, nel video di oggi, anzi proprio nel sito che andremo a vedere oggi, ho deciso di ritornare dopo ben 3 anni, perché la prima live su questo sito l'ho fatta 3 anni fa. E il sito in questione, già state vedendo qua dal titolo, anche del video, ma anche qua dal titolo, è il sito di Herobrine. Qua, come potete vedere, qua c'è il sito del mondo. E ovviamente il sito ve lo metterò anche in descrizione. Niente, non sto utilizzando nessuna mod, ovviamente, a parte i pacchetti originali e basta. E sicuramente in questo ok, non devo mettere multigiocatore perché altrimenti entreranno persone. Cioè, altrimenti ovviamente il sito potrebbe non funzionare. Andiamo a creare. Ovviamente farò vari tagli per evitare di far durare il video un'ora come faccio per le live. Infatti tutte le parti principali dove raccolgo la legna e faccio altro, ovviamente non la registrerò. E diciamo che poi riprenderò la registrazione quando sarà notte. E allora... Ok. Ovviamente appena... che prendiamo tutto. Sono abbastanza arrugginito perché non gioco quasi mai a Minecraft su Android. Allora, per chi comunque mi segue fin dagli inizi, allora questo sito, abbiamo detto, è cambiato di tanto. Non ricordavo, no, non era così sto sito che ricordassi. Allora, il sito prima di tutto era una pianura e adesso con tutti questi aggiornamenti è diventato una piccola isoletta. Ora, se io che ricordi bene, questo seed era pieno pieno di spawn di ragna anche sotto nelle grotte. E poi era presente anche una croce, che ovviamente forse non c'è neanche più ormai. Vabbè, è appena trovo qualcosa di strano, oppure appena cala la notte, riprendo la registrazione. Ok, eccomi già, è quasi notte. Allora, ho trovato, diciamo, questa sorta di piccola pianura passando quella parte del mare. Finora non ho trovato nulla e mi sono anche procurato abbastanza anche lana per farmi un letto, anzi potrei anche farlo adesso. E niente, dicevo, qua praticamente ho sentito un rumore inquietante. Diciamo che quando portai Minecraft anni fa non c'erano ancora i rumori... Oh. Che mi ha colto alla sprovvista il ragno.
Ah sì, comunque come potete notare ho rimosso la webcam perché dava abbastanza fastidio per quanto riguarda vedere, cioè vedere anche i comandi e tutto. Qui non c'è nulla proprio. Quando giocai anni fa questo seed, mi pare che non avevo mai. No, non ho trovato nessun villaggio, se non erro. Ah, ovviamente per chi si aspetta che trovi, che so, Herobrine o qualche segno di Herobrine, voglio informarlo che non troverò niente perché ovviamente il seed diciamo che dovrebbe funzionare su PC, ma non su Android ovviamente, anche se sempre comunque qualche cosa potrebbe esserci su Android. Mi sa che ce ne sono ancora, sì. Anche se non è che serviranno a tanto, perché tanto se non troviamo nulla. Ah, ok, mi sono preoccupato perché avevo visto sto buco, però a quanto poi l'ho scavato io. Ovviamente se sentite un altro rumore inquietante, se ci avete fatto caso. Ovviamente se avete notato qualcosa di strano, fatemelo sapere nei commenti. Qui non ci sono materiali. Fuori già è notte. Curiosità, vediamo se c'è la luna, perché a volte in alcuni siti, cioè, è capitato in un sito dove la luna si era buggata e non c'erano, qua c'è a posto. Cavolo, nulla. Lasciamo illuminato in caso dovesse spawnare qualche altro mob. Vabbè, comunque si vede che non c'è nulla qua dentro, quindi non voglio prolungarmi di tanto. E direi di andare direttamente fuori a vedere se notiamo qualcosa di strano. A parte qualche mob non c'è nulla. Allora, ci rivediamo tra poco, faccio un altro giro, vediamo se riesco a trovare un villaggio, se non trovo nulla concludiamo il video.
Ok, ho trovato qualcosa lì, non so, forse una cosa di un aggiornamento che io non conosco. Strano, c'è nulla comunque qui. Devo dire che comunque rispetto a quando porta questo mondo in live è cambiato davvero tanto. Cioè, quando gioca questo mondo è direttamente una pianura, la parte principale. Poi c'era mi pare un villaggio forse abbandonato, che era dietro, se non erro, una collina del deserto, e poi la croce si trovava più avanti in qualche area. Invece qui non c'è nulla completamente. Posso provare a vedere se dirà c'è qualcosa, ma secondo me non c'è nulla in questo seed, mi sa che è proprio. Che dire, niente da fare alla fine. Va bene. Che dire, se il video vi è piaciuto vi lascio un mi piace. Vi metterò in descrizione il seed del mondo. E in conclusione qui non c'è niente. Vabbè che anche quando lo portai in live non è che ci fosse nulla. Quando lo portai in live c'erano dei parecchi spawner di mob di ragni, cosa che stavolta comunque non c'è più. Poi non c'è più neanche quel deserto che c'era in quel mondo di un tempo, e non c'è neanche più comunque la croce comunque. Il seed comunque dovrebbe essere funzionante perché l'ha portato lo YouTuber Revel Gaming su PC. Io ovviamente l'ho provato qua su Pocket Edition per vedere se c'era qualcosa o meno. Niente, per questo video è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!